Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Vampires Fall Origins, un gioco open world con combattimento tattico completamente in italiano. Lo andiamo a provare, è un gioco abbastanza particolare. Iniziamo magari con uno slot vuoto, così andiamo a crearci il personaggio che andiamo a chiamare Indie. Uomo o donna, lo possiamo fare. Lo iniziamo a creare magari con qualche lineamento un po' così. Facciamo una cosa abbastanza contenuta. Colore dei capelli lo facciamo nero. I colori della pelle siamo un po' troppo pallidi, direi, quindi lo facciamo così. No, troppo scuro. Facciamo così, dai. Colore degli occhi lo mettiamo così, dai. Iniziamo. Creazione del personaggio è abbastanza semplice. Si sceglie la dinastia, cioè la discendenza umana. Nosferatu, Magistav. È un gioco basato su un'ambientazione di stile vampirico. E ogni discendenza ci dà una peculiarità. Il Nosferatu ci dà più 8% all'oro trovato, 2% in più questo i Magistrav agli oggetti trovati, la schivata 2% sui iranieni, i maestri dell'inganno, spesso in battaglia riescono feriti, mi piace. Invece gli Equides più 5% esperienza, penso che il mondo sia malvagio, ok. Ma io farei questo, più 5% di esperienza, così siamo saliamo più rapidamente di livello. Disegni molto belli. Il re senza eredi è morto, un trono vacante, un regno senza guida. Senza un governo i villaggi e le città si affrancano dalla corona e pensano ai propri bisogni. Gli anni passano e la terra cade in un sonno pacifico. Ma meno male. Tranquillo e sereno. Ma dove c'è luce ci sono ombre. Voci sussurrano di una potenza oscura che cresce incontrastata adesso che l'esercito della corona è sciolto. Molto male. Voci su un maestro delle forze oscure, un Witchmaster, dilagano per il regno. Improvvisamente, temendo che le voci siano vere, i cittadini sonnecchianti hanno bisogno di truppe. Tu ti stai unendo alla difesa di un piccolo villaggio, nella speranza di diventare un soldato. Classico inizio, umile. Molto bene, andiamo a provarlo, andiamo a vederlo. Questo è uno di quei giochi, ormai sto riducendo all'osso, giochi che provo direttamente con voi. Town Elder Walter. Buongiorno reclute, mi chiamo Walter. E sono l'anziano del nostro villaggio. Avanti. È raro trovare un gioco del genere in italiano. Un gioco di ruolo, insomma, qualcosa, una cosa di questo tipo. Mi ricorda Ballroom, che abbiamo dovuto aspettare tanto perché lo traducessero. Tra l'altro è stato tradotto anche dagli utenti, quindi sono sicuro che tutti state a conoscenza del motivo per cui abbiamo chiesto. Siate a conoscenza del motivo per cui abbiamo chiesto agli abitanti di partecipare alla difesa del villaggio. Gira voce che l'armata del Witchmaster si stia dirigendo a sud. Un villaggio piccolo come il nostro non dovrebbe essere di nessun interesse per il Witchmaster, ma di questi tempi non si può stare mai troppo allerta. A tutti verranno assegnati dei compiti, ok? Tu, Indie, giusto? Puoi iniziare facendo rapporto al capitano Angmar e seguire i suoi ordini. Ok, grazie. Mi mandano già via, ok. Lo troveranno presso il cancello d'ingresso. Va bene. Iniziamo. Ci muoviamo così, o con le frecce o con il mouse, come si preferisce. Allora, voglio vedere col tasto I l'inventario, che qua è molto semplice. Il personaggio possiamo andare a equipaggiare con le due mani. La stirpe che abbiamo già visto, che abbiamo preso all'inizio, con la possibilità di espandere tre diversi alberi: rabbia, vitalità, inganno. Le abilità: controllo, istinto e forza, che ci danno dei bonus. E poi le missioni che abbiamo accettato. Gioco di ruolo anche piuttosto semplice. Capitano Angmar, interagisci. Una nuova recluta, che bello. Niente può fermarci. Farò del mio meglio. Sì, non gli dico che sono invincibile perché non è il caso. Non hai neanche un'arma, vero? Maledette nuove reclute. Ho qualche arma in vendita. Dai un'occhiata. So scegliere. Prendo la spada arrugginita. Compro per 10 monete. Equipaggio. E siamo a posto. Come tutti i soldati prima di te, il primo avversario sarà un terrificante ratto. Ok. Attacca con l'arma principale e usa entrambe le mani per un attacco doppio. Ah, vedete, posso attaccare con un'arma sola o con doppio. Attacco con doppio.
contundente, efficace. Adesso lui ci toglie 5 di danno, un topo, vabbè. Posso fare anche questo, che cos'è? Ci chiede 20 di questo focus che non abbiamo ancora, quindi in questo caso attacchiamo con un attacco semplice. Abbiamo ucciso, sì, vabbè, il topo. Mi ricorda Morrowind, dove la prima sfida che si affrontava era quella di affrontare dei topi in una soffitta e si moriva pure. Non so quanti di voi nostalgici se lo ricorda, inizi anni 2000. Thorn Bracelet, tradotto, i pezzi non sono tradotti, ma va bene. Vittoria, va bene, fatto. Hai ucciso un ratto, è arrivato il nostro salvatore. Aspetta un secondo, sei veramente riuscito a farti mordere dal ratto, bel lavoro recluta. Va bene, ora segui la strada fuori del villaggio, oltrepassa la bancarella delle armi e trova Sava Savanovic. Lui può curarti. Ok, dobbiamo andare là. Allora, ma di là, ok, sì, giusto. Tocca la minimappa per aprire la mappa del mondo. La mappa sembra essere parecchio grande, tra l'altro, quindi molto interessante. Oltrepassa la cosa delle armi, ok. Voglio solo controllare una cosa. Allora, no, sblocca la riscatta, questo non c'entra nulla. No, non ci sono impostazioni grafiche, quindi fine. Sava Savanovic, gran nome di fantasia. Tu non ti conosco, vedo che hai bisogno di cure, ti offro i miei servizi, in cambio dovresti aiutarmi. La promessa andrebbe mantenuta. C'è una bestia che voglio morta, mi impedisce di prendere dei funghi che voglio. E appena ovest di qui. Mi fanno ridere queste cose? Tipo la missione, mi prendi quel secchio dell'acqua che io qua è 2 metri di presa, ok. Puoi crearti, ok, apriamo il menu di creazione, possiamo andare a crearci la pozione. Ok, ci mette 2 minuti. Belle, queste cose a tempo mi sono sempre piaciute. Allora, sì, a ovest. Dove erano i funghi? A ovest, te l'ho detto, sì, scusi se... Va bene. A ovest, ma io posso vedere dove? Ah, sì. Su qua, forse. Sì, a nord, insomma, sembra esserci... Cos'è questo? Funghi. Preparate la battaglia, ok. Tu non mi lasci prendere i funghi. Io voglio provare, perché non so che cosa sia. Spendendo questi 20 punti di focus, dovrei usare affilare. Adesso posso attaccare con l'arma facendo più danno. Non hai abbastanza focus. Eh sì, mi serve anche il focus. Vabbè, attaccherò con un 7 da taglio. Abbiamo fatto parecchio danno. Durerà 3 turni, quindi adesso possiamo fare un doppio attacco. Eh sì, facciamo un danno in più da contundente. Abbiamo schivato, tradotto un po', non tradotto. Ora si sono sbloccate, turno combo. Scegliere se attacchi combo, ok, premi attacca, ok. Facciamo la spinta o il fendente? Facciamo la spinta. Spinta e poi... possiamo fare 2 azioni, interessante, così spendiamo tutti i punti focus e vediamo. Spinta, ok, abbiamo... Minchia, è fortissimo sto qua. Istinto, non abbiamo altre cose, quindi controllo, niente armi. Facciamo questo. Non è abbastanza focus, niente, l'abbiamo speso troppo prima, facciamo un attacco semplice. Ci sta spianando, cioè non... Credo che qua finirà ancora prima di cominciare. Eh sì. Schivata, attenzione, questo è un game changer. Allora facciamo, abbiamo 30... ma dagli un punto, un pugno, no, facciamo due fendenti, due spinte, no, due fendenti, attacca, efficace, adesso siamo praticamente morti, non abbiamo pozioni, abbandona, no, salta il turno, non mi sembra una gran scelta, non possiamo nemmeno fare questo, togliamo 5-6 danni, lui non è neanche a metà vita, direi che abbiamo praticamente perso. Siamo stati uccisi malamente. Poi non so se questo era previsto dal gioco. Eh sì. Tieni, bevi questa pozione e ti sentirai meglio. Compra un nuovo equipaggiamento. Ok, dovevo anche equipaggiare quell'altra cosa. Vabbè. Allora, bevo una pozione volentieri, se l'avessi. Vabbè, questo è l'equipaggio sulle mani. Magari compro dell'equipaggiamento, così magari rifacciamo quella sfida. Vediamo se abbiamo dei soldi. 17. Facciamo anche uno scudo, no? Armatura...
La matura costo. Prendiamo vecchi guanti, no. Ranger boots non l'abbiamo. Però andiamo su vendi. No, non abbiamo nulla da vendere, quindi direi che non possiamo. La pozione ce l'ha creata, perfetto. No, non bevo la pozione, ma la prendo. Così che me la tengo lì nello zaino. No. Dobbiamo andare a riprovare di nuovo. Vediamo. Sì, anche perché altro da vedere non c'è. Voglio vedere quanto è grande la mappa. Sì, oddio, la mappa è grande sicuramente. Qua c'è uno sconto che non so che cosa sia. Voce teta, interagisci. Chi disturba il mio riposo, vattene o muori. No, io non voglio combattere. È un gioco molto semplice, che mi sarei aspettato di vedere in inglese, ma sicuramente non è un gioco per tutti. Dovete amare un pochino questi giochi di ruolo che in realtà non è così profondo, ma... Allora, attacco. 2 danni, ok. Armatura ridotta di 8. Perché? Vabbè, non possiamo fare il doppio attacco, quindi a questo punto lo attacchiamo normalmente. Lui ci toglie 11 a botta, direi che non è il massimo. Io conservo, voglio conservare i punti, quindi per la modalità combo dopo. Ok, abbiamo 50 punti, quindi possiamo fare 50 punti, quindi facciamo 20, 20, 10, attacca. Gli abbiamo fatto anche un bel danno, ma in realtà non so se posso prendere la pozione, ma non credo. Quindi il problema è quello. Armi controllo. No, non ho assolutamente niente. Vabbè, facciamo un attacco normale. Io sono praticamente morto, quindi direi che... gli faccio un danno così e poi diciamo che torno sulle mie perché sono praticamente morto. Niente. Troppo difficile. Vabbè, niente. Il villaggio farebbe come un po' d'aiuto. Infatti, quindi adesso andiamo dallo sceriffo Maria. Posso fare qualcosa? Abbiamo avuto problemi. Trovane due, occupati di loro. Non ho letto che cosa ha fatto, ma adesso lo andiamo a vedere subito. Sgombrare i campi, uccidi due contadini impazziti, si trovano spesso nella fattoria a sud-ovest, segui la strada verso sud. Ok, dobbiamo uccidere i contadini, ma già va bene. Vabbè, verso sud, hai detto. Ci fosse l'uscita verso sud, probabilmente non c'è, quindi dobbiamo uscire dall'altra parte. Un'unica entrata, saggio di questi tempi. Ma scusi, lei potrebbe... No, ma non... No, perché... No, perché... Sono già al massimo della vita. Quindi si riparte così. E dovrebbe esserci l'autosave. Allora, vediamo un po'. C'è un forziere. 50 monete. Quindi possiamo andare poi a comprarci dell'equipaggiamento. Vorrei farvi vedere il livellaggio. Quindi, casa dei contadini maledetti. Salve, eh. Preparati alla battaglia. Eccolo qua. Dai, le do un paio di randellate. Crazy Farmer, un po' tradotto così. Gli oggetti, i nemici non sono tradotti. Ti faccio ancora un po' di danno. Lei picchia, ma non eccessivamente. Quindi io direi che mi tengo il mio danno. Bella questa cosa che si può temporeggiare sui punti focus in modo da poter fare la combo. 2-2-30. Sì, facciamo questo più due di questi. Vai, dovrebbe spianarlo proprio secco. Ok, abbiamo completato la mission e siamo livellati. Abbiamo guadagnato 5 punti vita in più e abbiamo sbloccato una nuova abilità. Nessun bottino, niente, va bene. Casa dei contadini maledetti, ci facciamo anche questa. Vediamo una nuova abilità, se ce l'abbiamo. Pugnalata alle spalle, 30, ben 30. Quindi adesso noi facciamo così. Poi aspettiamo. Credo che con i vampiri non ha... L'ambientazione sembra stile vampirica perché non so, insomma, è una razza di vampiri, però... Pugnalata alle spalle, vediamo. E là! Siamo a cavallo. Siamo a cavallo perché adesso... No, non lo uccidiamo adesso, però...
gli facciamo un sacco male. Ok, abbiamo ucciso due contadini maledetti. Facciamo alta experience, prendiamo altri soldi, livello aumentato, quindi possiamo andare a sbloccare. Vediamo un po', vitalità. Mi piacerebbe sapere, ok, danno massimo con le armi più 1, vitalità, 2 punti vita, inganno, probabilità di schivata. No, io direi che prendo questa, che mi fa più danno, punti stirpe, però ho un punto solo. Non posso prenderlo adesso, non ancora, però ho 4 punti, posso spenderlo? Sì, ok, l'ho speso, ok. Ah, ancora 3 punti, quindi prendo ancora questo e poi mi prendo più vitalità. Spendo 2 punti qua in vitalità. Poi, abilità, invece controllo, istinto. Io vorrei potenziare questo. Ok, la pugnalata alle spalle, perché poi a livello 5, 12, 25 se ne prendono altri. La forza aveva più abilità, ma non le posso ancora prendere. Quindi direi che in questo caso io potrei anche produrre un'altra pozioncina, andare a bermi quella che ho, così giusto per potenziare la mia vita, che adesso è 59, e spendere 2 soldi per comprare qualcosa di un po' più bello. Allora, io mi vorrei comprare l'armatura 55, me la compro, la spada dovrei averla già, dovrebbe essere già una spada, no. No, infatti, quindi prendo questo, prendo quello, vediamo se me la posso permettere. 10 monete mi compro la spada lunga, la spada grande, insomma, e vendo quella lì. E vendo anche, ok, vendo anche la maglia insanguinata. Ora, equipaggio sull'arma principale e non ho uno scudo, magari riesco a prendermela. Mi eliminerebbe però l'attacco due mani, che non, no, niente, proviamo a fare allora questa mission adesso che siamo saliti di livello. Almeno un tizio vuole mangiarsi i funghi, facciamoli poi mangiare i funghi, no? Allora, attacco così, vediamo quanto li togliamo. 7, 8, 9 è più o meno quanto li togliamo noi, cioè quanto ci toglieva lui. Adesso facciamo già un danno un po' più decente, sì. Abbiamo meno vita, abbiamo 70, ma vabbè. Io adesso temporeggio perché voglio arrivare a 30 punti e fargli l'attacco alle spalle. Adesso forse riesco. La pugnalata alle spalle. E poi gli do anche un fendente pesante. No, la fendente pesante non ce l'avevamo prima perché è legato all'arma. Quindi gli diamo una spinta così, dai. Adesso cerchiamo di mantenere 40 punti, voglio fargli alla prossima combo voglio togliergli un botto di vita. Prossimo turno, credo che si possa fare. Ok. Ok, adesso il fendente pesante può togliergli da 13 a 22 punti. Il problema è che siamo morti dopo. Fendente pesante e poi gli diamo 2 di questi, quindi tecnicamente li possiamo togliere da 13 a 22, mettiamo la migliore delle ipotesi, gli togliamo 22, togliamo 22 più 8, 30, no, siamo praticamente morti, ce la siamo giocata malissimo, solo se adesso schivassimo, no, ok, niente, siamo morti, però siamo partiti con la vita più bassa, credo, quindi... Sì, vabbè, ci sta di... Ah, beh, andiamo a consegnare la questa alla... Sembra che non ci siano altri contadini, grazie dell'aiuto. Livello aumentato. Quindi andiamo a prendere ancora questo. Probabilità colpo critico, no? Voglio fare inganno. Probabilità di schivare gli attacchi nemici. Voglio aumentare anche questo. E le abilità voglio aumentare questa. Adesso vado qua in alto e cerco di curarmi. Sicuro? Ok, 75 punti vita. Abbiamo anche un po' di soldi, vediamo se posso comprare qualcos'altro. Non ho gli stivali, mi pare, no? Quindi compriamo i Rugged Boots. E l'anello della cupidigia? No.
Cacciatore di bestie più 6% punti esperienza. Massimo punti di... Voglio comprare questo. Ok, questo cosa fa? Bonus arma. Vabbè, compro anche questo. No, 29. Però potrei. Ok. Non me lo equipaggi? Sì, ok. Vorrei vendere questo. Vendo. Così posso comprarmi questo. Adesso siamo super equipaggiati. Potenziamento all'arma, potenziamento alla vita. Abbiamo 86 punti vita. Però dobbiamo farci curare in modo da tornare su. Molto schematico come gioco, ma sicuro, certo. Grazie, 86. Adesso abbiamo una vita quasi pari a quella di quel lupo. Quindi vediamo. Allora, 6-12 o 9-18? 9-18. Ho trovato 12, ma va bene. Ora lo attacco normalmente togliendogli 12. Ok, ancora. Voglio fargli un mega danno adesso. Fendente pesante. 40 più il punch. Quindi dai 14 ai 24, quindi i danni sono superiori. 19, non male. Adesso sta andando già diversamente. Anche se ce la giochiamo, perché dovrei provare a fargli il danno quello alle spalle, vedere se riusciamo a fargli la pugnalata alle spalle, ma non ce la faccio. Allora, io direi di togliergli questo, perché sperando di fare un 10 più un 13 alla fine. Schivata, questo è un game changer, perché possiamo fare questo più triplo attacco. Direi che è andata. Eh no, gli abbiamo fatto un attacco di merda. Abbiamo fatto un punteggio bassissimo. Però dovremmo riuscire a svangarla così. Ancora. Non è proprio molto dalla nostra. Comunque minimo 9, quindi l'abbiamo ucciso. Anche se facessimo. Sì, 12. 11 abbiamo fatto. Ce l'abbiamo fatta. Botto di esperienza, voglio. Quasi. Ok. Raccolgo. Abbiamo trovato anche del loot. Una spada debole, insomma, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Lei ha ucciso il lupo, quindi puoi andare a prenderti i funghi. Ok, si può andare anche ad aumentare adesso la rabbia, no, la vitalità, aumento quella. Poi, max 3 punti vita, max 2 focus, vorrei aumentare... Non lo so, la rigenerazione. Più due armature, dai. Spendiamo punti qua in armatura. E le abilità. Andiamo. No. Posso prendere questa? No. No. Non ancora. Non ancora. Posso prendere. No, voglio spendere un punto qua. Non l'ho mai usata a filare, però. Ok. Andiamo di nuovo giù in villaggio. E vediamo che c'è un punto esclamativo qui. Quindi vediamo. Cosa ci dice? Scusi lei. È tutto per ora. No, dov'è che... Ah, questo, ok. Interagisci. Ci hai messo un sacco di tempo per curarti. Pare sia un gioco di essere un soldato. Devo punirti. Cos'è questo suono? Ok, sta arrivando. Stiamo arrivando nella... Oh, no, no, no. Non doveva venire qui. È tutto ciò che è sacro, no. Cosa diavolo è quell'esercito? Non sono umani. Vampiri. Eh sì. Io sono il Witch Master, ho un messaggio per il vostro patetico villaggio. Mandatemi il vostro guerriero più forte, se mi sconfigge il mio esercito si ritirerà e lascerà in pace questa città. Se non viene nessuno la città brucerà. Ok, lo manderanno noi di certo, cioè. Capitano Angmar, tu sei il nostro guerriero migliore. Vali fuori, sconfiggilo. Io? No, 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 sono vecchio, ho la mia schiena è malandata. Mandate... Indy, veloci! Dai! Non mi puoi fare una narrativa del genere. Vabbè, Witchmaster che hai 1250 punti contro me che ne ho 93, venderò cara la pelle. Anzi, la prima cosa che faccio, dato che questa è una presa per il culo, affilo la spada. E mi hai tolto un punto vita perché mi stai tirando per il culo. Bene. Io salto il turno. Ah, mi attacchi proprio così, proprio non curante. Salto il turno ancora. Infatti.
Lo sapevo che finiva così. Tutti, tutti morti. Non riesco a respirare. Sete, devo bere. Vai a bere. Sì. Dai, andiamo. Devo bere dal pozzo. Ancora sete. Non mi disseto, ho bisogno di bere. Ma vuoi vedere che sono diventato un vampiro adesso? Sì, perché l'ambientazione è vampirica, poi io non ne ho visti ancora, ma... infatti, infatti, diventa interessante la cosa, perché ho sbloccato morso, quindi io posso andare e mordere la gente. Quindi non posso bere acqua, ma devo bere... bevo da soldato. Interessante, devo trovare. Ok, potevo bere dal ratto, ma ho bevuto da lui. Ok, intanto ho prodotto pozione. Interessante. Lasciare il villaggio così. Vediamo un attimo. Personaggio, focus. Ha richiesto il livello 55 per sbloccare questa cosa qua. Abilità. Diciamo che l'altro era questo. Infliggi 21 danni e guadagni il 50-100% dei danni inflitti come punti vita. Interessante questa cosa. Abilità in combattimento molto interessante. Beh, allora, non è assolutamente male come gioco. Ovviamente anche qui non è per tutti perché devono piacervi i giochi di ruolo. Però direi che è molto gradevole il fatto che sia in italiano e soprattutto il fatto che non sia eccessivamente complicato. Voglio dire, un Ballroom è adatto a chi ama magari un titolo molto complesso, molto complicato, difficile da padroneggiare, e anche un sistema magari a turni un po' ostico per i più. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo titolo e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!